Guarda, amore. No. Ma che ne so. Che sfizio. Ma quando scade? 13, 12? Quella era. Cioè, lo fanno natalizio, però fa la mandina. Qua che cos'è? Il salmone. Buono. Ma se. Se scade prima, mo. Questo siamo da mezzo proprio che scade. Questo potrebbe essere preso se vogliamo fare tipo la torta di tramezzini, quelle cose sfiziose. Cose sfiziose. 16-12 scade. 16-12, Ma che non cazzo? regge. Vabbè, non fa niente. Lo prenderemo poi in altre Non so. Ho visto che occasioni. impatto 11 addirittura. L'hanno fatto natalizio, ma non sono natalizie. Che sono le maglioncine, amore? Sì. Quanto vengono questi qua? 12 euro. 12, ok. No, che Ieri. belle. C'è il gusto, no? È bello, sì. Ti va, secondo me, sì. Ti va, Dai, ti va, non ti so va. qua. Ti va, ti va. L è grosso. Guarda che c'è grosso. L. Questa è M. Prenditi la M. Oh, però questi luci. No, vabbè. Veramente si illumina. Sì, ci sta la luce, prego. Fammi vedere. C'è terreno, Sì, no? secondo me si illumina se lo Illuminato, so. prego. Non so perché non si illumina. Ah, vedi? No, ma è Guarda, è meraviglioso. grosso, Ma è bellissimo. Pensa di sì, è pure per i bambini. Con le lucine. questa è bella, guarda. Forse è meglio Che M. bella, Ah, ma che ho ma c'è visto? la luce che si illumina. Ho visto andare. Ah, No, sì, si pure questa. illumina, però non lo fa mo. Ma Perché qui è non lo fa? bella, eh? No, io da me in piglio, Sì. guarda. Se c'è la LXL. Oh, quante sono carina. Provate a metterlo Sì. dopo. Belle. Sta fuori Andiamo. fuori sta Sì. campionato. Guarda, ma queste sono per i bimbi, vero? 35-38. No, donna. Ah, da donna, calzini da donna. E €5, 5 calzini. che sono chiare, che se non erano chiare. Grigi. No, Quindi lo sotto vedi? sono tutti così Ah, più o non posso meno. prenderlo lo stesso. Un Qua pure euro stanno tutti questi uno. Non posso calzini prenderlo. per i bimbi. Ah, sono qua. Vedi? Calze natalizie, però sono da uomo. I prezzi sono buoni, però 3 euro. Che è questo Marvel? No, vabbè. Andiamo avanti. A far vedere le Yankee Candles. Ah, qua stanno tutte le cose per fare i dolci. Ah, questi non sono i panni, sono accessori Budo, tutti e 2 euro. Sacchettini per sapone, panno struccante. Questo vanno struccato. Sì, Questo panno. il guantino struccante, sì. Sì, vabbè, ma mo ce l'ho. Le magliette, vediamo. Questo quanto costava? 2,50 euro a bottiglia. Scaldamuscoli. Lo so, però ho preso l'omino pan di zenzero. Che belle queste cose. 2,49 euro. Hai visto, amore? Che c'è? 11,99. Candela profumata. La Yankee Candle. Che bello. Caramello. Cookie. Una cosa per fare i regali.
Ah, questo era il calendario della vendita Yankee Candle, 20 euro. Hanno messo altre cose. Ma comunque se non venivamo oggi non trovavamo più niente. Che è sta cosa? Crema di mandorle. Mamma mia. Anche le mandorle, veramente. Non so se ci rendiamo conto. Ci rendiamo conto? Proviamo. Per Natale? Il dolcino? E prendere? Il dolcino per Natale. Perché no? Perché no? Amici, buonasera, come state? Allora, dall'oltretomba, perché siamo sempre dall'oltretomba, noi qua, vi registro e poi cercherò di sistemare un attimo il video perché veramente sembra che, ma non lo so che gli è presa sta lampadina un'altra volta e quindi ho detto vabbè, se no qua va a finire che i video non li faccio più perché di giorno non riesco e vi volevo fare un video perché siamo andati da Lidl. Ma vi volevo anche far vedere altre cosucce. Questo che sentite da sotto che vi fa la SMR è la friggitrice aria che sta cuocendo la cena. Ebbene, allora, una cosa che ve la volevo dire, probabilmente cambierò un'altra volta il nome al canale, ma perché Rosa Elfetta non mi piace, quindi. Cioè, nel senso, l'avevo cambiato perché dopo tanto tempo ho detto vabbè, ma. Cambiamo un attimino, poi però rosa e elfetta non suona bene, quindi probabilmente farò elfetta rosa. Ecco, non cambia niente, però sappiate che se cambia, insomma, cambia, ecco, perché suona meglio. Non, la verità, raga, è un periodo un po' in cui Gigino e Franceschiello e i miei due neuroni sono in ferie. Allora, vi volevo fare. Allora, ho fatto spesa all'Eurospin. Ora all'Eurospin ho preso tante cose, ma poi avendola fatta ieri ho dovuto mettere tutto nel frigorifero, nel congelatore. Non ho fatto in tempo a registrare. Ma vi volevo consigliare due prodotti che noi stiamo consumando a USA: i gustosi melanzane alla contadina. Queste qua, magari le riuscirete a vedere un giorno in questo video. In pratica sono delle melanzane super light, non sono le classiche melanzane sott'olio, ma vi dico che sono troppo buone. Io poi peraltro le sciacquo un pochino prima di mangiarle, così tolgo, perché in pratica c'è solo il 3% di olio extravergine di oliva peraltro, quindi. Oddio, mi hanno fatto melanzane origine Italia 56%, acqua, olio extravergine di oliva, quindi buono, peperoni a filetti, spezie e piante aromatiche. Poi vabbè, aceto di vino, peperoncino, sale, insomma, vi dico che grande livello, sono veramente buone. Quindi se andate all'Eurospin e volete un contorno così, insomma, pronto, una cosa che però sia anche buono, vi dico che questo qua è ottimo. Così come sono ottimi, e sicuramente già ve li ho consigliati tante volte, però ragazzi è una cosa proprio esagerata. Questi funghi qua, scolati, un poco leggermente conditi e fatti nella friggitrice aria, ragazzi sono la revolution, perché sono buonissimi. Quindi ve li straconsiglio nuovamente, perché sono al naturale, e ce lo mettete voi un filetto di olio, vi dico che buoni, buoni, buoni. Chiudo con Eurospin perché il video è Lidl, ovvero all'inizio vi faccio vedere, magari lo metto all'inizio, il giretto che ci siamo fatti stasera perché dovevamo andare, che sono uscite le cose natalizie. Aspettate un attimo che vado a sistemare la cosa qua che mi sa che. No, altri 2 minuti ed è cotto. Posso far cena, raga, tanto alla fine. Oddio, io scrivo il leader, ma tanto voi lo sapete come funzionano i miei video, sono vlog alla fine. Quindi, allora, mettiamo altri 5-6 minuti. Cioè, allora,
Che cosa abbiamo preso da Lidl? Sono uscite le cose natalizie, noi ci siamo fiondati, ragazzi, come potrete notare poi dalle immagini che insomma cercherò di mettere prima, si era già finito quasi tutto, cioè nel senso noi eravamo andate per i maglioncini, perché quest'anno, dato che vi ho già detto che purtroppo non riusciamo a scendere, per impegni miei insomma dell'università, e io sinceramente, vabbè, non dico niente, ma già però che devo fare, ragazzi, cioè, nel senso, quest'anno Natale ce lo dobbiamo fare qua da soli, e quindi ho deciso, usando subito, che avevamo bisogno di qualcosa che ci rallegrasse un attimo l'animo, visto e considerato che non è che siamo proprio felicissimi di questa cosa. Però sono sacrifici, si devono fare, ragazzi, non è che... E siamo andati oggi perché dovevamo prendere queste cose, ma ragazzi, cioè, se non andavamo oggi penso che non avremmo trovato più niente. Però vi voglio prima far vedere alcuni acquisti, così li metto nel frigorifero. Amici, scusatemi, c'è stata una piccola interruzione tecnica. Allora, vi stavo dicendo, dato che il marito qua... molto spesso deve pranzare da solo, e lui insomma delle volte, sapete, l'uomo si scoccia di cucinare, vabbè, comunque abbiamo preso, perché erano in offerta, queste cosine pronte: pasta e ceci, pasta e fagioli, e poi c'è zuppa e cereali, erano all'incirca 2,50 euro l'uno, una cosa del genere. Le metto in frigorifero perché ho paura che... non le abbiamo assaggiate ovviamente, quindi magari se qualcuno di voi le avesse assaggiate ci fa sapere come sono, gliene saremmo grati, o giusto per sapere insomma, se vale la pena, vabbè, magari ve lo faccio sapere. A proposito, abbiamo assaggiato di Lidl i budini proteici, quelli alla caramello e alla nocciola. Quello alla nocciola così così, quello al caramello non ci è piaciuto per niente, quindi mi dispiace, però rispetto ai budini proteici della Lidl vincono quelli dell'Eurospin. Ve lo dissi già tempo fa, ma volevo dare un'altra, come posso dire, possibilità a quelli della Lidl, ma niente, raga, all'inizio mi piacevano tantissimo, poi sono quelle cose che poi a forza di mangiarle di insomma... ti rompi. Detto ciò, qua abbiamo preso da Lidl cipolle caramellate con aceto balsamico di Modena IGP, ha cacciato il varie cosine da fare le bruschette, insomma ci sono crema di all'aglio, creme particolari tipo al tartufo, ai funghi, tante cose sfiziosissime. Noi in realtà queste cose non le mangeremo adesso, ma ce le stiamo prendendo per il pranzo di Natale, insomma, quando possiamo mangiare una cosa più sfiziosa. Abbiamo preso poi da provare il ragù di cinghiale, questo qui. Vi ripeto, sta linea Deluxe sta uscendo con tante cose sfiziose, ne abbiamo presi due, poi proveremo com'è. Poi abbiamo preso sugo alla salsiccia, questa è quella dell'italiano, e il ragù alla bolognese, poi dobbiamo vedere un attimino come sono. Questi sughetti qua di solito non è che li mangiamo tutti i giorni, anche se in realtà a livello nutrizionale, a parte quelli là al cinghiale, insomma, che sono belli pesantucci, non sono malissimo, devo dire, sia a livello di calorico che a livello poi di grassi. Quindi, insomma, quando siamo di fretta noi ci facciamo un piatto di pasta, magari uno di questo a noi ci dura comunque due volte. Quindi, insomma, però veniamo alle cose pregne, cioè insomma quelle pregne, pregne di significato. Allora, abbiamo dovuto prendere, dato che il Santo Subito sta andando in palestra, per non portarsi la bottiglia da 2 litri, ci stava 2,50 euro questa borraccina qua, e... è una borraccina peraltro termica, c'è scritto, borraccia termoresistente fino a 60 gradi, garanzia di 3 anni,
Vabbè, certo, non è da metterci la tisana o cose così, però diciamo che una bottiglia per l'acqua, insomma, che a lui serviva, è da 700 ml, se non erro. Sì, se non mi sbaglio, questo deve essere 700 ml. Non c'è scritto. No, comunque è bella, vedete, è bella grande. E gli serve per portarsi l'acqua, perché poi questa poi se la porta per la palestra e la bottiglia di 2 litri è molto ingombrante, quindi questa qua dovrebbe bastare. Non c'è scritto però quant'è, non riesco a decifrare, comunque dovrebbe essere 0,7. 2,50 euro, ho detto prendiamolo, giusto può servire. Dopodiché, ho sentito rumore, dopodiché vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, c'erano tantissime cose bellissime delle cose natalizie, ok? Allora, in realtà abbiamo preso, allora, se guardate la parte iniziale del video, c'erano tre tipologie, mi pare tre tipologie di maglioni femminili e due tipologie, o perlomeno quello che erano rimasti là, di vestitini, sempre con scritto Merry Christmas, bellissimi. Io inizialmente volevo prendere il vestitino, poi ho detto vabbè, ma non so se ci vado comoda, perché io ci vorrei dormire anche, perché poi nel periodo natalizio, insomma, lo vogliamo sfruttare per la casa, ovviamente, perché io certo non è che ci posso uscire con questa cosa. E, lo volevamo uguale, quindi che cosa abbiamo detto? Quelli femminili erano carini, però non è che mi piacessero tantissimo. E mi piaceva questo qua con l'alberello, così. Quindi poi che ho fatto? Ho detto facciamo in questo modo qua. In realtà secondo me una S mi andava pure bene, ma dato che io voglio una cosa per casa che mi vada proprio comoda, avete presente, tipo lo metterò tipo a mo' di pigiamone da tenere in casa, ho detto le prendiamo due, le prendiamo uguali. Ne abbiamo prese due, però la versione maschile, perché a me piaceva questa con l'alberello. Quelle femminili erano carine, raga, ma la particolarità è questa, che di quelle femminili solo una aveva questa cosa qua. E dato che io non sono una persona seria, proprio perché lo sapete che non sono una persona seria, ah, attenzione, queste le abbiamo pagate, mi pare, 11 euro l'una. Sì, in tutto 29 euro con le maglie, 23 euro solo le maglie, che non è tanto per due maglioncini, su via. Ah, quest'anno avevamo lo spizio, che ha detto almeno che già, insomma, il fatto di non far Natale in famiglia non è proprio bellissimo, almeno mettiamoci una cosa che ci possa un attimo rallegrare. Io non ho più una dignità. Comunque, eccola qua, questa maglietta, guardate, è bellissima. Allora, a me mi va, cioè, mi va bella grande, mi va proprio bella così, quasi a vestitino. E la M, insomma, lui va, diciamo, abbondante ma non gigante, ecco. E quindi abbiamo deciso di prenderci tutte e due quella con l'alberello, perché la volevamo uguale. Ho visto pure su Shein, però volendola prendere uguale, c'erano di carinissime su Shein sui 10 euro, però c'erano solo le femminili, perché quelle maschili non mi piacevano proprio. Ma la particolarità, io non so perché non lo fa. Come si fa per farla? Cioè, ah, aspettate, quando vi shakerate, vedete che cosa succede, quando vi muovete? Cioè, no, ma ci rendiamo conto? Dai, ragazzi, vi prego. Cioè, potevo lasciarle là, guardate. No, vabbè. avete capito il senso della cosa, che noi volevamo il maglioncino uguale con le lucine? Allora, vabbè, non fa niente. Poi dopo di questo, ormai la dignità io non la tengo più. Comunque, fatto questo, girando ci stavano tantissime cose belle. C'erano i calzini, c'erano altre cose. Ma l'ultima cosa che vi farò vedere, perché questo video è tutto sgangherato, ma tanto è il canale mio che è così. E poi, cioè, insomma, io ho bisogno di parlare con voi ogni tanto, e quindi se non faccio questi video quando ho un attimo di tempo,
Allora, prendetemi così. Non sono bellissime. Allora, queste qua costavano poco, costavano, mi pare, 2,99 € asciugapiatti. Cioè, ci rendiamo conto di quanto sono belli? Cioè, vedete? Non so se riuscite a vedere. Guardate. Lumini pan di zenzero. Sono stupendi. Allora, sono due, costavano poco, perché poi 2,40 € insomma, ce n'è una tutta con gli omini pan di zenzero, sono due praticamente, sì, una che c'ha tutti gli omini, mentre l'altra è blu e c'ha un omino qua, vedete? Quindi questa sopra è tutta fatta così, la vedete qua da dietro, una è così e l'altra è così, cioè blu con l'omino qua. Erano troppo carini, io quando ho visto sto mini sorridente ho detto no, li devo prendere, sono meravigliosi, guardate. Vabbè, basta, dopo di questo io penso di aver finito di farvi vedere le cose che vi devo far vedere. Diciamo che questo è più un video per stare un poco insieme, perché non è che abbiamo comprato chissà che cosa, però quando ha visto lui che ci stavano le cose natalizie, io insomma sono andata di corsa proprio. E meno male, perché sennò non trovavamo niente più. Mo, mi sapete dire se, ecco, se queste cose si rovinano? Perché io mo, effettivamente sto pensando, le devo mettere in lavatrice? Come faccio? Lavare al rovescio. Contiene, ok. Ma perché stavo leggendo lo spagnolo. Lavare al rovescio, lavare con colori simili. L'elettronica è lavabile. Ridare la forma dopo il lavaggio. Non lo so, cioè nel senso posso. Non lo so se si può lavare, no, a 40 gradi non in lavatrice, vedete c'è scritto non in lavatrice, quindi devo lavarle a mano e le devo andare a stendere e aspettare che asciughino, perché effettivamente, raga, immaginavo non si potessero lavare in lavatrice, perché sennò questi bottoncini fanno una fine pessima. Però dai, so carina, so carina. Comunque niente ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, dall'oltretomba è tutto. Perché, e se vi fa piacere, ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao ragazzi.